In effetti, quello che dice Trapanese è proprio vero, nel senso che abbiamo un grandissimo problema che è legato proprio alla carenza di acqua e al fatto che l'accesso all'acqua non sia così semplice e liberi per tutti gli abitanti della terra. Il tema della giornata mondiale dell'alimentazione, infatti, quest'anno è proprio centrato sull'acqua, dice l'acqua è vita, è cibo, non possiamo lasciare nessuno indietro. Ed è proprio in occasione del 16 di ottobre, di oggi, di questa giornata dedicata alla celebrazione della fondazione della FAO, che l'UNICE ancora di più si rivolge per la sua campagna, diciamo così, di raccolta fondi natalizia, a sottolineare l'importanza di convergere sul tema della malnutrizione infantile. Secondo le ultime stime, 45 milioni di bambini sono a rischio per la loro sopravvivenza. Anche la recente manifestazione sulla festa dei nonni e dei bambini che abbiamo fatto domenica 8 di ottobre con l'organizzazione della Pompieropoli era dedicata non solo alla figura dei nonni, ma proprio ad assicurare acqua sicura e cure adeguate a quelle malattie che sono prevenibili e curabili. E quindi l'importanza, lo sforzo di tutti noi deve essere proprio quello di puntare al raggiungimento dell'obiettivo 2 nell'Agenda 2030, che appunto è dell'obiettivo 6, sia combattere contro la fame nel mondo che poter dare acqua sicura a tutti, perché l'accesso all'acqua non è sufficiente, l'acqua deve essere sicura, perché l'acqua contaminata porta a tutta una serie di malattie, tra cui la diarrea acuta grave, che possono portare alla morte dei bambini. Quindi la nostra stella polare deve essere lo sforzo, l'energia rivolta proprio a dare la possibilità di una nutrizione, di un'alimentazione che sia sana e possibile, adeguata, accessibile a tutti, con un'acqua che sia non solo accessibile, ma che sia sicura. Ecco, una frase finale per dire che cosa possiamo fare noi che stiamo, in mezzo a tanta acqua e a tanto cibo. Io credo che quello che possiamo fare noi è quello di essere generosi. Dobbiamo pensare a chi ha meno di noi, ai bambini che non hanno voce e cercare di donare il più possibile, con non ultima la possibilità appunto di accedere ad un'istruzione che consenta di guardare al futuro, anzi di avere un futuro. Cerchiamo di donare e pensiamo a non sprecare.